prendo in mano una legge che è stata votata in questo Consiglio nella scorsa legislatura, una legge approvata nella seduta del 30 maggio del 2012, quindi eravamo molto ben lontani dalle scadenze elettorali. Oggetto: proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Baggio, Bassi, Bozza, Caner, Capon, Ciambetti, Conte, Corrazzari, Finco, Finossi, Furlanetto, Lazzarini, Manzato, Possamai, Sandri, Stival, Tosato e Toscani, relativa al sistema regionale di coordinamento sul credito. Questa legge è stata pubblicata sul BUR l'8 giugno 2012 ed è la legge numero 20. Vi leggo brevissimamente le prime righe. Il presente progetto di legge istituisce un sistema regionale di coordinamento sul credito al fine di individuare tempestivamente eventuali criticità, di comprenderne le cause, nonché di contrastare il fenomeno dell'usura e della possibile conseguente infiltrazione della criminalità organizzata nel settore economico e produttivo. Magari questo osservatorio poteva essere utile a mettere una grande lente di ingrandimento sul sistema del credito anche delle nostre banche venete, anche delle banche di cui stiamo parlando oggi, perché sono tra le banche principali nella nostra regione. Ma perché non è stato fatto? Vi ho appena detto, mancavano 3 anni dalla scadenza elettorale, non 3 mesi. Forse perché si parla di criminalità organizzata, tra le altre cose. Vedete, quando si parla di mafia in Veneto, tutti quanti, anche io per primo, tutti pensiamo alle regioni del sud. A nessuno viene in mente magari uno come Felice Maniero, venetissimo. Abbiamo un triste primato però, purtroppo. Siamo la prima regione in Italia dove viene usata la parola mafia al di fuori delle regioni del sud. E questo mi fa venire in mente un altro osservatorio, votato proprio anche lui nel 2012, e anche questo mai realizzato. È proprio l'osservatorio sulla criminalità organizzata, che è la legge regionale 48 del 28 dicembre 2012. Perché anche questo secondo osservatorio non è mai partito? Io vi consiglio, cari colleghi e anche chi ci ascolta da casa, la lettura di questo libro che si chiama Mafia Nord-Est, e mi permetto di leggere pochissime righe. Sto leggendo da pagina 89. Possibile che Clovaldo Ruffato non sappia nulla degli strani giri del suo socio, con cui peraltro mantiene una partnership nella SICA, anche quando gli altri compagni d'avventura storici di Caccaro vengono estromessi oppure scappano? Nessun dubbio su un uomo che dal nulla comincia a girare in Ferrari, comprare yacht e accompagnarsi con un personaggio come Chianese, per di più suo sodale di partito in Forza Italia, conosciuto da tutti come legato alla Camorra? Continuo brevemente a pagina 91. Anche di fronte all'arricchimento senza alcuna ragione economica del suo socio in affari, sono parole dell'ordinanza del Tribunale Santa Maria Capua Vetere. Ruffato non si scompone, nessun sospetto, neanche mezza parola, e lo stesso da parte degli altri due ex soci. Questo è un virgolettato di quella seduta. Lui seguiva le sue attività, io le mie. Lo assicuro, è stato un fulmine a ciel sereno, mi auguro solo che le accuse non siano vere, afferma ancora Ruffato. Con una chiosa finale, il tessuto imprenditoriale veneto dell'Alta Padovana in particolare è sano. Chiudo per... Ruffato non è mai stato al centro dell'indagine, né è stato indagato dalla procura, quindi nessun reato può essergli associato. Eppure un fatto è certo, il politico che in quegli anni occupa la seconda carica istituzionale della Regione Veneto ha condiviso per molti anni sedi societarie e interessi economici contigui a quelli del rappresentante dei casalesi in Veneto. Perché tutto questo discorso sulla mafia oggi che stiamo parlando delle banche? Immagino che vi stia passando per la testa questa domanda. Perché uno dei motivi per cui la mafia è entrata prepotentemente in Veneto è perché queste banche di cui stiamo parlando oggi non hanno erogato il credito alle imprese, mentre invece la mafia arrivava con le borse piene di soldi.
Tanto che alla fine sono stati i nostri imprenditori, sempre da questo libro, ad andare a cercare queste persone, pur di non lasciare a casa la gente, gli operai con cui vivevano fianco a fianco da anni. Alla fine, quindi, di tutto il mio discorso faccio solo un appello. Io e tutti noi non vogliamo essere complici di altre leggi che resteranno solo sulla carta. E questo è il mio appello. Se questa commissione va fatta, la dobbiamo fare bene. Perché c'è solo una cosa che può ripagare per i soldi che sono stati persi, che sono andati in fumo. E questa cosa si chiama verità e giustizia. Quindi un appello di responsabilità per tutti, se la facciamo, portiamola fino alla fine e tiriamo fuori tutto quello che possiamo tirare fuori.